1 e 2 ci invitava alla lode. Poi abbiamo fatto Corinzi 7, 1 e 2a, ci ha invitato il Signore a purificare. Noi ci impegniamo in questa intercessione, chiedendo di metterlo sotto il manto di Maria, che sia protetto da lei, dalla mamma, e insieme stendiamo le nostre braccia in segno di benedizione e chiediamo ancora il dono dello Spirito Santo. Spirito Santo, vieni luce, vieni sapienza, vieni discernimento, vieni annuncio, vieni forza di Dio, vieni manifesta. Don Fulvio, tieni nel cuore queste parole, perché siano forza nel tuo annuncio. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Conserva nel cuore questa certezza e parlaci nel nome del Signore, perché Dio è per noi. E più nulla è contro di noi. Don Fulvio è parroco. E lui dice che è un povero prete di campagna. E io dico, è un signor ricco prete. È una grazia di Dio averlo, vi posso assicurare. Il Signore lo perdoni per tutto quello che sta dicendo. No, Don Fulvio sa, io lo conosco da tantissimi anni e vi posso assicurare che è un dono e una gioia averlo qui con noi. È veramente una ricchezza, una fonte inesauribile, perché è guidato e mosso dal Signore, dallo Spirito. Vi dicevo, è un povero prete di campagna, è parroco e anche esorcista. È membro del Comitato Nazionale di Servizio del Rinnovamento nello Spirito da 4 anni, giusto? E siccome questo è ancora poco, guida anche una comunità, la comunità Emanuele, che è nata
Allora, adesso vi spiego. Lui viene da Pescara, quindi. Però sapete dove è nata questa comunità? È nata proprio qui nel Veneto, a Verona, nel 1975, giusto? Sono dati. Se andate in internet trovate tutto, eh? C'è scritto tutto. E lui la sta ancora guidando. Infatti le due sorelle che sono qui con noi fanno parte della sua comunità. Noi lo ringraziamo fin da ora per la sua disponibilità a vivere con noi questo nostro convegno, e perché è molto impegnato e lui lo sa da quanti anni che l'ho chiamato nella mia regione, non è mai venuto. Però nel Veneto c'è stata un'occasione, è venuto, ringraziamo il Signore per questo. Però se vi posso dire una cosa, sapete qual è la cosa più bella? È quello che testimonia che è uno di noi che ci ama, ci vuole tanto bene, e da qui riconosciamo che è uno di noi, perché lui spende la sua vita per noi. Perché andrà a un posto, però secondo me di no, perché in paradiso c'è posto per tutti, non avremmo questo problema. Alleluia. E noi cominciamo il nostro gruppo di preghiera a Verona, quella comunità, ridunandoci con un gruppetto di persone a dire il rosario. Poi diciamo, è poco, facciamo anche veglia eucaristica durante la notte. E così il Signore cominciò a manifestare se stesso, benedicendo molte persone, riunendo le famiglie, guarendo qualche drogato, guarendo qualche malato, ricongiungendo sposi e così via, manifestando dei doni dello Spirito, quando non si sapeva ancora che c'era qualcosa di simile in altre parti del mondo. Infatti poi ci incontrammo a Roma nelle catacombe di San Callisto per il primo convegno carismatico internazionale, e lì venimmo a conoscere come il Signore stava operando dappertutto nel mondo, e fui toccato dall'esperienza raccontata da alcuni sacerdoti indiani che avevano anche loro sperimentato che il Signore gli stava battezzando nello Spirito, e venne a sapere dopo che in America era successo qualcosa del genere. Così è successo anche in Africa. Il Signore non ha date, non ha luoghi, ma benedice dappertutto, e oggi sta rinnovando la Chiesa, benché la Chiesa stia attraversando sicuramente, fratelli, un momento molto delicato della sua storia. Ma è un momento che apparentemente è triste, perché ci sono, dice Giovanni Paolo II, molte defezioni, e lui definiva quest'epoca l'epoca dell'apostasia, perché tanti cristiani si stanno allontanando dalla fede, tanti che sono rimasti vivono in superficie, superficialmente, così condividendo un po' lo spirito di Cristo, un po' lo spirito di Satana, nel senso che si unisce peccato e acqua santa insieme. È un momento in cui la Chiesa sta sperimentando questa rinnovata effusione dello Spirito. Perché? Perché è arrivato il momento di far sì che ogni cristiano realizzi quello che dice il profeta Gioele, il profeta Geremia: tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Sta arrivando l'epoca in cui ogni credente deve conoscere Gesù Cristo. Ma conoscere non intellettualmente e culturalmente, conoscere in senso biblico, di averlo sperimentato nella vita, di averne accolto la potenza, la grazia, lo spirito, la forza, in cui ogni cristiano deve diventare un testimone di Gesù Cristo. San Luigi Grignon de Montfort, nel suo trattato della vera devozione alla Madonna, dice appunto che verrà un tempo in cui sotto la guida di Maria il Signore su questa terra creerà dei giganti davanti ai quali i santi di una volta erano come delle siepi, santi grandi, ma soprattutto un popolo grande, un popolo che diventa lievito. Però se il sale perdesse il suo sapore, dice Gesù, a che serve? Se questa Chiesa non dà sapore all'umanità, che Chiesa è? Vedete, nel mondo oggi la popolazione mondiale si sta moltiplicando, ma non si stanno moltiplicando i cristiani. È vero che qualcun altro si sta moltiplicando per via di generazione, ma è anche vero
che noi non teniamo il passo, vuol dire che c'è carenza, c'è freddezza, c'è debolezza, c'è bisogno di una rinascita, c'è bisogno di un rinnovamento che porti potenza, che porti la luce del mondo, che porti al mondo la salvezza. Ogni uomo si deve incontrare con quell'amore che Gesù Cristo ha dato sulla croce. Quando Gesù morì in croce, morì per tutti gli uomini, per salvare tutti. E questa è la prima verità, fratelli, che noi dobbiamo mettere nell'anima nostra. Dio vuole salvare tutti, nessuno escluso. Non si ammettono eccezioni, neanche con le raccomandazioni. Dio vuole salvare tutti. San Paolo, nel secondo capitolo della prima lettera a Timoteo, dice: è volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Tutti, non dice un gran numero,